Ehi la ciurma, io sono Mazzetes e ben ritrovati in questo nuovissimo episodio di Spore Galactic Adventures. Ho commerciato un po' di spezie, come potete vedere abbiamo un pochettino più spore crediti. Oddio, di sicuro vorranno dirci, pagatemi i soldi. Quindi, boh. Cos'è che volevo dire? Appunto che ho trovato un sistema con un pianeta con spezia fucsia, che se non ricordo male è la più cara in assoluto di tutto il gioco. E credo sia fucsia perché mi sembra visibilmente più scura che non quella rosa. E niente, quindi vorrei vedere un attimo cosa serve qua. Allora, per una volta dobbiamo diminuire l'atmosfera e alzare la temperatura. Quindi ci sono anche i tool, quelli comodi, che sono quelli due in uno, insomma, diminuire e aumentare la temperatura. Ne prendo anche due per essere sicuro. Andiamo dall'impero tempo che vola e compriamo tutto. Dateci tutto quello che avete. Saluti. Allora, commercio. Abbassa la temperatura e il livello dell'atmosfera. No, è questo tipo. Alza la temperatura e abbassa il livello dell'atmosfera. Ottimo. Due, ok. La spezia rosa no, ce la pagano ben poco. Avete per caso anche delle colonie? Non credo. Solitamente erano loro quelli che avevano le colonie a basso prezzo. Quindi vediamo un attimo. Commercio, colonie, che poi è 112, va bene. Chissà quale economia, però bon. E andiamo là. Nel nostro nuovo sistema, si spera. Allora, niente, poco di meno. Vediamo se entra già subito. È così potente da farlo entrare? Forse no, eh. O forse sì. Sta comunque scendendo abbastanza, eh. Bello tosto. Guarda che bella sventola che gli ha dato. Forse entra in T1. No, no, non entra in T1. No. Infatti. Guardate quanta energia ci ha consumato proprio usare il richiamo dell'asteroide. Ora dovrebbe riuscire a entrare in T1, no? Sì. Ottimo, allora. Ma è arrivato? No. Ah, perché qua è acqua. Oddio. Scusate. Ok. Due. E la grande. Che poi tanto grande non è, ma... abbiamo quasi finito gli onnivori, eh. Cioè, è l'ultimo onnivoro che ci rimane, questo. Dovremmo andare a prenderne altri. Ottimo, stabilizzato. Quindi potrei andare a piazzare una bella colonia qua. E via con la produzione di spezia. Cosa abbiamo preso? Impero 2. Ah, per il fatto che appunto abbiamo soddisfatto la missione dei nostri capi, che era appunto quella di colonizzare 7 sistemi. Allora, no, non voglio questa. Voglio la fabbrica.
Posso mettere due case adesso, una qua e una qua, metterei. E poi metto un sistema di intrattenimento qua. E una torretta. Ottimo. Adesso dovremmo tornare a casa per ricaricare l'energia. Ci si arriva a casa? Sì, un po' al pelo, ma ci si arriva, dai. Yeah, saranno contenti. Ora 7 stelle portano il nostro nome. Noi, Mozzo, abbiamo costruito un impero di tutto rispetto, ma non possiamo fermarci qui, c'è ancora tanto da esplorare. Pensa a tutti gli imperi che dobbiamo ancora incontrare, per non parlare del mistero che sembra celarsi al centro della galassia. Ora che siamo riusciti a controllare le 7 stelle, sta a te decidere come proseguire. Yuppie, prima di andare. Ricarica. Commercio. Sì, tutta la speziosa cotta la vendo, guarda. Con gran piacere. Allora, vediamo. Avete qualcosa da vendere di interessante? Ma costa tutto un pacco di soldi. Quindi, niente. Arrivederci, è stato un piacere. A questo punto, io vorrei solo fare un paio di missioni per gli Hypox, se possibile. Visto che. No, loro sono ancora amicicci. Vorrei fare un paio di missioni con i. Tempo che vola. Per vedere se ci danno qualcosa di intrigante. Vediamo se hanno voglia di comprare anche qualche cosa. Beh, della rossa 7000 non è male, dai, ve la vendo. Diplomazia. Non era diplomazia, ma era missioni. Viaggiare verso un altro pianeta è inutile spreco di energia, ma abbiamo bisogno di te e Subenda. I nostri conservazionisti su quel pianeta segnalano una strana attività. Dovrei scendere in superficie, ma avrai prima l'opportunità di equipaggiare la tua squadra di sbarco. In alcun evento lo puoi portare. Ok. Ok, capito, arrivederci. Dove dobbiamo andare? Mo? Là. Che è un pianeta degli Hypox, tra l'altro. Non vorrete mica farci picchiare con gli Hypox, no? No, Aienna, devo andare su Benda, che è quello. Ma no, è di nuovo la stessa cosa dei. Che stupida avventura. Va bene. È quella stupida in cui devi andare a picchiare tutti gli esseri umani. Perché ci sono gli animali che ti dicono. Prendi, l'abbiamo già vista. C'è il Galactic Adventures, per ora, quante abbiamo visto di missioni 3? Più questa stupida. Ce la fai a caricare però, eh? Per favore? Dai, Ok. Parla con Chicken. Sì, boh, mi dirò, raccogli il la pergamena blu. Dai pergamena blu a Chicken. La pergamena blu. Scusa un attimo. Ah no, a lui, a questo chicken. Ok. Adesso dice, devi andare a uccidere tutti. Qua c'è la città, se non sbaglio. Allora, andiamo di là. Prepariamo già le nostre armi. Che poi tra l'altro sono quelle di Impero Me, tecnicamente. Ah!
Dai, seccali tutti. Ma attacca. Ok. Adesso non ci dà neanche punti, ma sono amicizia con gli altri. Facciamo ritorno al pianeta Pontina, che è là, ok. Così magari saranno un po' più contenti. Ottimo, sono molto contenti adesso. Possiamo fare diplomazia. Vogliono allearsi? Sì! Ah, mi ha dato una nave lui al posto che quella dei Viola. Vabbè, ma era per fare un'alleanza in più. Beh, se non altro ne ho due alleati. Adesso i Viola non sono più miei alleati perché sono neutri. Casino assurdo. Allora, dovrei stabilire qualche rotta commerciale con qualcuno che non posso mettere in pausa in un qualche modo. Sì, ok. Allora, vorrei stabilire una rotta commerciale in modo da acquistare qualche pianeta qua nei miei dintorni, che non sia troppo sconveniente, ecco. A parte che loro hanno comunque dei... Avranno dei T1 praticamente. Questo può essere molto interessante da vedere se è T1 o che cosa. Sarà probabilmente almeno T1, ma... T2, Cribbio, è T2 quello. E quindi dovrò pagarlo un pacco di soldi. Se devo pagarne uno, un pacco, voglio almeno che ci sia tanta roba dentro. Se no ne prendo uno che mi costa poco. Questo è un T0, ottimo. Posso stabilire una rotta commerciale qua allora. Allora, grazie per avermi ricevuto. Diplomazia. Ok. Perfetto, questo qua, essendo un T0, dovrebbe costare 500.000. Con 500.000 dovremmo potercela cavare. E allora vorrei vedere se per caso c'è. Questo qua anche sarà un pacco. Sarà più che. T2 anche questo. 5 milioni sarà. O 3 milioni. Quello è il dubbio. Perché con un T3 è 10. O forse più. Boh. Vorrei comprare anche magari qualcosa ai violacei. Qua in giro, ma c'è niente di granché interessante. Il fatto è che dovrò picchiare quei blu là, perché mi continuano a rompere le scatole sti blu del manga. Ma finora non sono particolarmente grandi, quindi forse è il caso di picchiarli come mi avevano detto tempo fa. Andare a distruggere le colonie e boh. Allora, io innanzitutto salverei. Ottimo. E poi proverei ad attaccarli. Vediamo un attimo cosa succede. Allora, questo è un verde e mi interessa. E non è loro primario. Allora, da quello che ho capito, bisognerebbe distruggere i municipi. Quindi questo è un... Quante colonie ha? Due colonie. Ok, una è qua e l'altra è là. Se io sgancio una bomba qua... No, io la voglio sul municipio proprio. No, questi si sono arresi. Sono mezzo morto anche in realtà, eh.
ottimo. Ok, adesso saremo in guerra contro di loro, ma... Se n'è andato il tizio? Sì. Qua purtroppo gli ho distrutto del tutto la colonia, ma... Potrei piazzarne un'altra perché è un T2. Dov'è qua che è caduta la roba? Ok, allora adesso vorrei parlare un attimo con i miei qua. Sì, mi conviene ripararla perché sono messo abbastanza male, quindi... posso comprare una colonia che la piazzi subito? Conviene, eh? Se ce l'hanno a 150, non... costa un po', ma... conviene. E qua metto magari meno case, ma meno spezia, ma più difese, perché ce ne sarà bisogno. Credo che mi attaccheranno abbastanza presto questo che era loro. E metto un'altra torretta, è meglio avere più torrette che non... Ah, ma un T2 posso mettere tutte queste torrette? Beh, ottimo, meglio. Meglio così, tanto qua abbiamo un pacco di spezie, adesso dovrò andare a ricaricarmi. Dal mio pianeta madre, andare a recuperare navi dagli alleati. Ok. Allora andiamo dagli Aipox qua e dai tempo che vola là. Allora. Ottimo. Ci stanno attaccando là probabilmente, arrivo subito. Arriviamo subito. Allora, diplomazia, puoi prestare una flotta alle tue navi? Eccellente, arrivederci. Uffo stili stanno attaccando Zekrom. Oddio, andiamo subito. Zekrom, sì. Qua ce n'è altri. Là ce n'è altri. Ottimo, andiamo a recuperare gli spore crediti che hanno lasciato. Dov'è? Ah,
Altra roba? Sì, di qua. Ottima, Hauser! Grazie. Allora, commercio, volete qualcosa? Ma niente di che. Prendo la vostra rosa tutta. Dammi, grazie. Arrivederci, mo. Prepariamoci ad invadere un altro sistema. No, più che invadere, meglio andare a ricaricare, riparare e poi andiamo ad attaccare. Allora, veloci qua. Vit, 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 vit. Saluti, è un piacere vedervi. Arrivederci. E poi andiamo. Quella non è la loro capitale, no? Quindi andiamo a picchiarli. Con violenza. Ah, questi si sono arresi. Allora, noi freghiamocene delle loro astronavi. Andiamo a bombardargli i sistemi. Ottimo. Sono già passati 22 minuti, ma conterei di chiudere la guerra adesso. Diamocene. Ho una nave alleata messa male, ma restano loro solo due pianeti, quindi è meglio chiuderla subito, estinguerli e boh, grazie. E allora andiamo, la capitale la facciamo per ultima, che conviene. Allora, hanno due pianeti, Cribbio. Allora, questo è un T3 e questo è un T1. Allora, iniziamo dal T1. Questo si è reso. Chi manca ancora? Ah, devo andare dall'altro sistema, dall'altro pianeta. Questo è arreso, devo andare là. Oh no, i Grox adesso attaccano. Vorrei evitare di essere preso dalle torrette. Ok, quella si è resa. Oddio, hanno tantissimi. No, forse era questa la loro capitale. No! Mi hanno sfasciato, Cribbio. Non bueno, allora. Anche perché siamo da soli, quindi quello era il loro pianeta di origine, molto probabilmente. Quindi conviene andare a picchiare questi. No, quello si è reso, andiamo qua, veloci. Vit, 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 vit. Bombarda. Vai, vai. 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 Vai.
con un colpo. Ottimo. Ottimo, andiamocene, veloci, 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 veloci. Oddio! E là adesso rimane la loro capitale, che è la più tosta, perché abbiamo da seccare tutti i singoli, tutte le singole colonie. Allora, devo andare assolutamente a riprendere gli alleati, quindi qua. Bien. Allora, diplomazia. Perfetto. Tempo che vola. Eccellente, arrivederci. Ottimo. Ma dobbiamo cercare di sopravvivere all'invasione del loro ultimo sistema. Allora, qua ne abbiamo fatto rendere forse solo una, o nemmeno. Sì, questa qua. Sto cercando di sganciare senza farmi prendere di mira dalle... Una è andata, un'altra è andata. Quella là. Ottimo. Quella anche si è resa. Ne mancano quattro ancora. Vai, sgancio, 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 sgancio. Questo l'ho addirittura distrutto, oddio. Via, 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 via. Via, 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 via. Al pelo, ragazzi, al pelo. Allora, è un piacere vedervi. Allora, via. E andiamo là a finire il lavoro. E siamo più o meno a metà. Allora, devo andare in questa. Ok, è quella che stavo attaccando prima. Ok, là. Ma se invece sparassi direttamente al... No, non posso chiedere di niente di danni. Allora, devo cercare di liberarmi un attimo di loro. Voglio vedere se riesco a mirare solo il... No, mi conviene con le bombe, ora come ora. Con la tecnologia attuale mi conviene con le bombe. Ok, li faccio allontanare per un po'. Vado qua e concludo.
È andata? Al pelo, Oddio, proprio adesso arrivano i Grox. Sono i Grox, non lo so se sono i Grox. Che ansia, e questo episodio è lunghissimo, ma andiamo a vedere che succede. Qua. Qua hanno bisogno di aiuto. Ah, ok. Non hanno bisogno di niente alla fine. Vabbè, ti svendo della spezia rossa con gran piacere. E arrivederci. Quindi abbiamo concluso qua, abbiamo ottenuto una vittoria militare. Perché non mi dai la spezia qua? Salve! Ma 16.000 non è tantissimo, quindi niente. Cos'è che? Perché? Boh, non lo so. Vabbè, è un nostro punto che abbiamo preso. Ah, non abbiamo più spazio per l'altra spezia, ovviamente. Però magari ne comprano un po' qua. Ne comprate? Allora, 26.000, sì, dai. Ci sta. E tu in cambio dacci questa. Ah, non mi ci sta? Ah, perché te ne dovevo vendere altra. Lol. Bene, detto questo, con la nuova medaglia mercante 4, stiva larga, è un'ottima cosa, andiamo dall'impero a me a comprare. Cosa mi dice l'impero Apox? Ah, dalla mia colonia. Oddio, dobbiamo guardare anche quello. Vabbè, vediamo cosa dice. Saluti, è un piacere vedervi. Allora, commercio, qua di solito è una roba che costa poco. Avete la stiva grande? No, eh? No. Vabbè. Vabbè, niente, stiva grande. Andiamo a vedere cosa vuole la colonia. Pirati alieni, arriviamo subito. Più o meno. Allora, vado a soccorrere loro e noi ci vediamo nel prossimo episodio di Spore Galactic Adventures. Ciao e alla prossima!